una vittoria importantissima contro una squadra importante, contro una squadra che ha tanti valori. E fare un primo tempo perfetto in questa maniera qui, dove abbiamo messo alle corde la squadra avversaria, credo che può valer doppio. Poi è chiaro, giocavamo dopo 3 giorni dove abbiamo sprecato tanto a livello energetico giocando in 10 a Nardò, e quindi abbiamo centellinato tutto quello che potevano essere le risorse energetiche con i cambi e abbiamo ottenuto, secondo me, una vittoria molto molto importante che dà fiducia morale per tutto quello che è l'ambiente Matera, gruppo squadra, società e nulla. Questo è stata una vittoria importantissima. Sì, in parte, anche perché credo che il primo tempo è stato perfetto sotto tanti punti di vista, tattico, sotto l'aspetto agonistico, sotto l'aspetto anche della manovra del gioco. L'ho rivisto, credo che sia anche un doppio vantaggio, perché il gol di Infantino era regolare e quindi tutto bene. È chiaro che, come dicevo prima, al di là delle risorse energetiche che abbiamo sprecato in 10 a Nardò e quindi siamo venuti meno, Ferrara non ne aveva più, ma al di là di questo c'è la squadra avversaria. A dispetto del nome che può darsi non può essere altosonante, quello della Gelbis, ma con tutto il rispetto io ci ho giocato anche, questa è una signora squadra, una squadra fatta da elementi importantissimi, una squadra che hanno giocato, tanti di loro hanno giocato in C, tanti di loro hanno giocato anche a vincere un campionato. Magari non si chiama Barletta, non si chiama con un nome altosonante, ma questa è una signora squadra. E fare un risultato importantissimo così lì, che era posto in palio. E poi ragazzi, non si può vedere sempre, ci sono attimi anche della gara, difendersi benissimo senza mai subire niente. Non credo che alla fine anche io quel rimbalzo di una situazione del genere, però credo che siamo ripartiti anche. Ma io poi voglio capire anche da voi che significa giocare bene. Significa anche subire colpo su colpo, essere tatticamente perfetti, non concedere niente all'avversario, portare a casa un risultato importante. E mica possiamo essere per 96 minuti, 6 minuti di recupero ho dato, credo, sempre a martello dopo 3 giorni che abbiamo giocato. È chiaro che e c'è la squadra avversaria, che la squadra avversaria è una signorissima squadra, e ripeto e lo sottolineo. Quindi questa vittoria è una vittoria molto meritata, una vittoria dove ci dà fiducia per il proseguo del campionato. La squadra tatticamente ha interpretato la gara nei migliori dei modi, come l'avevamo preparato. E questa squadra ha margini di crescita, perché a me non piace parlare dei singoli, perché quando dici che il primo tempo la difesa parte da Infantino. No, ma la difesa parte da Infantino e Ferrara. Infantino e Ferrara hanno fatto un lavoro straordinario. E il secondo tempo anche Mukuru. I ragazzi che sono entrati, non è semplice entrare in una partita del genere, hanno dimostrato grande attaccamento, grande valore nel momento clou della gara, perché poi in maniera ordinati, quando abbiamo preso palla l'abbiamo anche gestita. È chiaro che non si può fare solo lo stesso gioco. La gestione della gara è 3 gare, 4 gare all'interno della stessa. E quindi io sono davvero contentissimo. È chiaro che non ce la possiamo godere così tanto, perché domenica, oggi è già mercoledì, domani si lavora ancora. Dobbiamo recuperare tutte le energie spese, perché ripeto, oggi anche giocare su un campo così con la pioggia tutto il secondo tempo, abbiamo veramente corso tantissimo. I ragazzi, quando non ne avevano più, hanno dato tutto, e poi chi è entrato ha fatto davvero la sua parte. Oggi è la vittoria del gruppo, una vittoria cercata, voluta. Diciamo sempre che volere è potere, e oggi hanno dimostrato questo. La volevano a tutti i costi, la volevamo a tutti i costi, per regalare una vittoria importante sia a noi stessi che alla tifoseria. Secondo me l'avete visto i secondi tempi, dove col Barletta l'avete visto, abbiamo giocato 3-2-1-4 e credo che tanti giocatori, Russo, Ferrara, Infantino, Mukuru, anche col Bitonto, hanno giocato tutti per recuperare una gara. È chiaro che
Tutto si può fare, ma tutto si fa con il lavoro, non si fa con le improvvisazioni. Ci vuole tempo per lavorare. Noi dobbiamo lavorare tra virgolette sulle certezze, però questa squadra, avendo dei principi e lavorando sui principi, possiamo fare. Colgo l'occasione di dedicare anche la vittoria a Domenico, che è un ragazzo dove abbiamo avuto modo di conoscere tutti quanti noi, per la scomparsa del suo caro papà, e dove ci tenevamo tantissimo anche a dedicargli questa vittoria, per fargli vedere in volto un sorriso che in queste giornate, in questi giorni e in queste ore magari aveva perso. E quindi la vittoria la dedichiamo all'intero gruppo. Io mi faccio portavoce dei ragazzi, però il pensiero è di tutta la squadra, del direttore, del presidente, di tutta la società. Adesso i dottori faranno gli accertamenti, lui ha sentito sul quadricipite un po' tirare, però adesso è presto per fare delle diagnosi, e credo che abbiamo dei professionisti dove di qui a 24-48 ore ci diranno quello che magari è successo al ragazzo. Sente male, però faccio i complimenti a Paparella, che si è fatto trovare prontissimo. E non era facile in una partita del genere, non giocava da tanto tempo, e quindi anche merito a lui.